sostanza i provvedimenti erano praticamente nulli, perché nell'archivio dei Cappuccini di Palermo emerge proprio il fatto che nella seconda metà dell'Ottocento si poneva, diciamo, il problema igienico e gli ufficiali del Supremo Magistrato di Salute, che quindi operavano in tutto il regno, si lamentavano proprio delle condizioni igieniche, del fatto che non fosse igienico trattare i cadaveri in questa maniera. Quindi imposero ai frati Cappuccini determinati aggiustamenti, ecco, se mi consentite questo termine per descrivere questi accorgimenti che riguardavano il processo, cioè sigillare la porta con un'astra di lavagna, con della calce, fare in modo che la cripta, la camera di scolatura non venisse aperta fino a quando il processo non era terminato. Però i frati Cappuccini scrissero direttamente al re chiedendo la sua intercessione, e lui decise di lasciare tutto così. Nella letteratura ottocentesca, a quanto pare, i corpi dei defunti potevano essere posti in delle vasche riempite di balsamo, che venivano poi esposte in delle vetrine che stavano proprio in casa, nella casa dei parenti, almeno per quanto riguarda la Francia. Quindi ci sono dei testi che testimoniano proprio il fatto che in Francia questo era possibile. In Italia non ho alcun tipo di fonte, non so se Francesco